Allora, ragazzi, il tuo hub di questa settimana parte con la notizia ufficiale della collaborazione tra Assassin's Creed e Destiny. Shaxx e Saint, grazie Mindy per la doppia sub regalata. Shaxx e Saint saranno presenti all'interno di Assassin's Creed e noi ci beccheremo un set di armature che qui si intravedono, ma non si vedono benissimo. E dal mondo Ubisoft barra Assassin's Creed, quindi vediamo un attimino come sarà. Le armature saranno disponibili il 6, presumo, quanto dicono dall'Eververse, penso, vediamo. Poi si parla di Iron Banana, Bungie si percula da sola, Trials of Osiris e la Nightfall, e si parla di armi Adepto. Comunque di armi che arrivano nuove. Allora, attenzione perché c'è un Suros, un hand cannon Suros adattivo per le trials e una machine gun, una mitragliatrice pesante sempre per le trials. Oh, cannone portatile per le trials potrebbero non essere affatto male. Fammi vedere un attimino. Adesso me le guardo un attimino. Cosa rimane delle trials? Rimane l'arco, rimane la sidearm, rimane lo shotgun. E rimane il fucile a fusione. Invece quello che andrà via saranno il lineare, quindi il Reed. Vi avevo già detto tempo fa di andarvi a prendere il Reed quando c'era, eccetera, eccetera. E la Isha. Telaio adattivo, ragazzi. Sono 140, quindi un Suros 140 sono. Tipo il pattino ricorrente. Oh, il pattino ricorrente delle Trials mio deve essere mio. Subito. Instant. Poi, Iron Banner. Cosa arriva? Il Dark Decider Autorifle, quindi fucile automatico. Uno slug, un altro shotgun a slug. Sempre dell'Iron Banner. L'ascia di Gunnora. Arma vecchia. Cosa rimane? Rimane la sidearm, rimane il lanciarazzi, rimane il fusione, rimane la mitraglietta, rimane l'hand cannon, rimane la spada, andrà via invece gli impulsi e lo shotgun, il Rhys Walker, camminatore di Rhys. Per quanto riguarda invece le playlist dei Nightfall, quindi dei Cala la Notte, torna il Wendigo. Attenzione, il Wendigo! E ritorna anche il Giustizia Negata. Andranno via il Duty Bound e il Neuroma. One More Thing, ci saranno ovviamente decori nuovi per Gambit, Crogiolo e Avanguardia. Scusate. Eccetera, eccetera, eccetera. Non so se qui sotto c'erano delle foto. Se questa roba qui, assets, weed, eccetera, eccetera. Probabilmente erano delle foto che nel tuo hub, però. Allora, armi. Si parla di bilanciamento, si parla di sandbox, si parla di qualcosa che cambia. Allora, bla bla bla. Non sto qui a leggervi che cosa hanno cambiato. Non sto qui a leggervi qual è la loro filosofia. Io andrei dritto, 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 dritto a vedere quali sono i cambiamenti. E andiamo a vedere cosa cambia nella stagione 19, cioè quella che arriverà martedì. Ok? Quello che cambierà per la maggior parte saranno sugli shotgun e sulle glaive. Shotgun, che cosa cambia? Tutti gli shotgun della stagione 19 avranno, ogni sottofamiglia di shotgun avranno uno spread pattern fisso e un custom reticle fisso. Attenzione, molto interessante sta roba. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni sottofamiglia degli shotgun, quindi i telai leggeri, gli aggressivi, eccetera, eccetera, avranno un pattern fisso e fisso per la rosa dei colpi. Fino adesso siamo sempre stati di fronte a qualcosa che gli shotgun erano molto inconsistenti, erano molto random, perché appunto ogni shotgun di ogni sottofamiglia aveva sempre quella parte random della rosa dei proiettili, ok? Quindi non si riusciva mai ad essere super consistenti con gli shotgun, proprio per questo motivo. Quindi si cercava sempre la gittata, si cercava sempre di stringere la rosa il più possibile, eccetera, eccetera. Adesso questa roba qui sembra essere sistemata facendo appunto questo cambiamento qua, che è huge, ragazzi, eh? Molto importante, molto, molto, molto importante. Ah, vedi, ci sono le immagini. Vedi, è perfetto. Ci sono le immagini del pattern che faranno adesso i colpi dello shotgun. Infatti, grazie, mi avete fatto refreshare così li vediamo. Questo è quello dell'aggressivo, Fixed, Evenly Distributed Cone. Quindi è un fisso, sparerà sempre con questa rosa qua. E
sarà distribuito in modo così, insomma, è così. Ok. Poi quelli di precisione invece, che include anche il duality in hipfire, invece avranno un cono di questo tipo, cioè ovale in verticale. Ok. I lightweight invece, che sono quelli leggeri, tipo il Reese Walker appunto, di cui abbiamo parlato prima, invece avranno questo schema a diamante. Sarà interessante riuscire a capire poi, con un player davanti, questi pattern come saranno, cioè nel senso quale sarà quello poi più efficace. Mentre i Rapid Fire spareranno invece con una roba quadrata. Per quanto riguarda invece gli Slug, ovviamente spareranno allo stesso modo perché hanno un colpo singolo, però hanno fatto l'update del reticolo per far vedere appunto dove casca il colpo, visto che c'è appunto questo, hanno aggiunto quest'altro mirino all'interno. Molto interessante il cambiamento di shotgun, ragazzi. Dovrebbero tornare ad essere usabili, o quantomeno non si avrà più la sensazione di avere di fronte un'arma che quando spara random. Questa è la pizza. E hanno fatto anche qualche altro cambiamento. I telai aggressivi. Ok, adesso il perk intrinseco degli aggressivi, cioè quello che praticamente ci dà un maggiore rate of fire, quindi un maggiore rate di fuoco dopo una kill, funzionerà. I Rapid Fire avranno un danno aumentato del 5% in PvE e avranno una ricarica più veloce, non soltanto quando il magazine sarà vuoto. Quindi questi piccoli cambiamenti, questo vabbè, per il PvE 5% non è un granché, quindi molto interessante. Allora, le sidearm. Per quanto riguarda le sidearm, ovviamente sono già che dopo il buff sono diventate più viable in crogiolo, eccetera eccetera, bla 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 bla. E è stato diminuito lo zoom per quanto riguarda la Drang e la Drang Barocco da 14 a 13, perché appunto erano troppo forti, ma comunque presumo che rimarranno in meta lo stesso, ragazzi. Cioè, questo nerf è veramente una roba molto molto piccola. Fusion Rifle, fucile a fusione, ridotta la stabilità da 49 a 35, ridotto l'aim assist da 59 a 45, e hanno ricostruito anche il reticolo di hipfire per i fucili a fusione, per far sì che matchi di più con il cono di accuracy che hanno appunto come statistica. Quindi in poche parole un nerf ai fusione, che sinceramente non ne sentivo il bisogno, ma l'hanno fatto così. Ogni tanto Bungie si sveglia, fa delle cose così a caso, però vabbè. Vediamo le glaive. Le glaive hanno cambiato qualcosa e hanno sistemato qualcosa. Allora, nelle glaive i proiettili adesso hanno aggiustato il fatto che sono più consistenti per quanto riguarda l'hit detection, quindi che vanno a segno, tra virgolette, meglio rispetto a prima. Glaive attack... Ah, adesso... cosa leggo? Ma sono impazziti, raga. Cioè, già i sintocipiti sono sbroccati. Già la carezza del verme, del dio verme lì, del Worm God, è sbroccato. In più ci metti anche che con la glaive si attivano i perk dei sintocipiti e della carezza larvale. Buonanotte, Arsecchio. Grazie, Pinguì. Vabbè, quello lì, carezza larvale, il dio verme. Vabbè, quel coso lì non mi ricordo. Il danno da melee, il moltiplicatore del danno da melee per quanto riguarda i campioni, mini boss, i boss e i veicoli è stato diminuito del 25-30%, quindi un nerf fondamentalmente. E in più anche il base damage della glaive è stato diminuito da 75 a 67. Questi numeri qua, quando li mettono così piccoli, probabilmente sono quelli da PvP. Cioè, 25-30% già erano poco usate, se poi le nerfi pure. Però vabbè, non lo so. Vedremo. Allora, Hand Cannon. Vediamo un po' gli Hand Cannon che cosa hanno fatto. Allora, hanno aggiornato le statistiche per quanto riguarda i lightweights, cioè gli adattivi di adesso, cioè 140, senza toccare la rosa. Però visto che la rosa torna e già sappiamo che sarà a livello di statistiche trattata in modo diverso rispetto agli altri adattivi, hanno fatto un change overall, quindi è stato aumentato il range da 38 a 43 a tutti quanti. Ah no, scusate. Quando il discorso era al contrario, quando hanno aggiornato gli adattivi non hanno toccato la rosa, adesso che la rosa entra in gioco hanno ritoccato la rosa, quindi questi che vedete qua invece sono i cambiamenti
per la rosa. Quindi hanno aumentato il range della rosa da 38 a 43, la stabilità da 45 a 40, l'handling, la maneggevolezza da 68 a 60 e l'airborne effectiveness è al 20. Ok. Poi blinding effects, quindi granate accecanti. Cambia soltanto una cosa grafica a livello visivo, che dove praticamente dicono che il vecchio accecamento, diciamo così, dava fastidio a alcuni player, quindi le granate accecanti adesso hanno lo stesso effetto a livello visivo dell'accecamento quello ad arco che hai della granata d'arco, per esempio. Le mod che aumentano alcuni perk come furia, assedio, eccetera eccetera. The spec mod behaviors enabled by default. Ok, quindi fondamentalmente hanno buffato Libellula, Furia e Surrounded. Now have their spec mod behaviors enabled by default. Sono applicate di base, giusto? Ho letto bene? Ok. Perk, rework. Si parla di perk, si parla di rework. Vediamo un attimino di perk, di perk, di perk. Allora, assalto aereo. Si può staccare fino a due volte, fino a più un 30 di airborne effectiveness. Cerca teste. Adesso aumenta sia la precisione, il moltiplicatore di precisione, sia l'aim assist. Dopo che si fa un colpo al corpo. E è stato aumentato il timer. O meglio, ogni volta che fate un colpo il timer si resetta. Ciao, bella. Encore. Allora, per quanto riguarda le armi hacke, quindi hacke armamenti, no? L'ultimo perk delle armi hacke, quelle che hanno aggiunto di recente, è stato aumentato il danno contro la bolla e contro la spada della radianza degli stregoni del 30%. 60 con la mod dell'artefatto. La mod dell'artefatto. Ci sarà una mod dell'artefatto per le hack. Ok, giustamente ogni tanto ci sono le mod. Già ci hanno un po' sniperato qualcosa. Allora, ci sono le mod dell'artefatto per le hack. In più è stato aumentato anche il danno contro i cristalli da stasi del 15%. Ricarica compulsiva rimarrà attivo, o meglio il perk rimarrà attivo anche quando scenderà sotto la metà. Quindi l'hanno reso un po' più facile da usare, perché altrimenti bisognava stare sempre lì a ricaricare, anche quando, soprattutto con alcune armi dove non c'erano abbastanza colpi. Ci sta, bene. Questo hanno fatto qualcosa riguardante l'impatto elevato, niente di particolare. Assassino ambizioso, increase allowed time between kills from 5 secondi to 7. Ah, ok, quindi hanno aumentato di 2 secondi il tempo con il quale si possono chainare le kill tra una kill e l'altra, per farsi appunto di farlo proccare nel modo giusto. In realtà assassino ambizioso io lo uso principalmente su i lanciagranate, ma sulle altre armi un po' meno. Però questo sicuramente dovrebbe aiutare a far proccare il perk in maniera migliore. Well-rounded, è stato aumentato la durata da 10 a 15 secondi e si resetta il timer quando si stacca l'effetto. Ricombinazione invece, che è quel perk di cripta che si trova sul cecchino e che si trova sul pomp, che è quello che aumenta i danni, in poche parole, no? Il primo colpo aumenta i danni. Aumenta i danni del primo colpo. Scusate. Funziona in PvP, hanno sistemato qualcosa per farlo funzionare meglio in PvP e adesso va fino a un 100% di danno bonus quando si è al massimo stack in PvE e al massimo stack al 50 in PvP. Momento Zen non si disattiva più adesso dopo che è missato un colpo, ma ha un secondo di timer, quindi buono, non male. Nerf, prossima season, one to punch, già leggo, vado subito a leggere la one to punch. Nerf one to punch, da 3 per a 2 per con il perk tra virgolette disattivo, da 1.8 a 1.4 con il colpo caricato, ridotto il bonus verso i boss da 0.5 a 0.25. Ce n'era bisogno? Non lo so, però va bene. Unstoppable Force, reduce damage bonus dal 30 al 20%. Per quanto riguarda invece Box Breathing,
è stato ridotto il danno degli scout del 5%. Questo qui, se non sbaglio, l'hanno fatto principalmente per giustizia negata, che se non sbaglio bisciottava, possibile con box breeding questa roba, se non sbaglio, se non ricordo male, quindi visto che ritorna probabilmente gli hanno messo mano, visto che probabilmente avrà ancora quel perk. Ok, allora enhanced perk, quindi si parla di i perk quelli dorati che vi piacciono tanto, i perk migliorati, i perk quelli super stonks che ci piacciono tanto. Cosa cambia? Allora, unrelenting è implacabile. Hanno aumentato un più 5 per quanto riguarda le health regen e hanno tolto un più 5 di handling. Che quel 5 di handling per unrelenting era abbastanza inutile. Perpetual, modo perpetuo. Hanno attivato un secondo in più di attivazione. Cioè, o meglio, si attiva un secondo più veloce quando è a per 2. Vabbè, l'hanno un po' cambiato, cioè fondamentalmente sono rimasti quasi uguali. Hanno cambiato soltanto un po' quei 5-10 punti che c'erano in giro. Niente di particolare. Quindi, che ne so, time payload, carica temporizzata, hanno cambiato da range a stabilità. Quindi quel più 5 di range anziché andando in stabilità. Per i colpi esplosivi, da range a ricarica. Da firing line, quindi linea di fuoco. Hanno aumentato un più 10 di handling quando si è in prossimità, quindi quando siamo vicini ai nostri compagni, e hanno tolto il range. Profano tombe, hanno cambiato da reload a handling, quindi da ricarica a maneggevolezza. Carica esplosiva, luce esplosiva, hanno aggiunto invece al perk enhanced un 7, una carica in più, quindi raccogliendo la sfera di luce si può arrivare a 7 e non a 6. Ne leggo, sono tanti raga, ne leggo qualcuno. Vediamo Vorpal. Vorpal cambia da reload a stabilità, poca roba. E cambiano anche una roba per quanto riguarda le spade. Ah ecco, assassino ambizioso, come vi dicevo, era passato a 6 secondi, con quello aumentato passa a 8 secondi. Allora, per quanto riguarda invece le esotiche, si va su dei rework. Si parte dai perk che ci permettono di cambiare tipo di danno, quindi Borealis, Duraluce e Messaggero Morto. Darà, ora, cambiando statistica, cioè, scusate, cambiando elemento cambierà anche l'arma, quindi ad arco avremo un 25% di handling in più e un 5% di range, solare avremo 35% di reload speed più un 20% di airborne effectiveness. Da Void invece avremo 20, più 20 di stabilità e più 10 di aim assist. Borealis in più è stato cambiato in qualche altro modo, e adesso andando a distruggere uno shield con lo stesso elemento dell'arma farà rifillare il magazine dalle riserve, e in più gli shot successivi faranno danno aumentato. Coniglio di Giada è stato reworkato completamente, adesso mettendo 3 critici un colpo torna nel magazine, quindi un colpo ritorna in canna e faremo più danno al body con il prossimo colpo. Allora passiamo ai nerf. 3 weapons dominate, ride exotic weapons usage, blablabla. Quindi questa qui è la classifica delle esotiche che vengono utilizzate all'interno dei raid, ragazzi. Come potete vedere, l'arbalesta sta in cima a tutto, seguito dal divinity, seguito dal gruzzolo arido, e siccome loro parlano di 3 armi, io ho paura che nel capitolo dei nerf qualcuno mi tocchi il gruzzolo arido. Mannaggia a chi so io. Per quanto riguarda il gruzzolo arido, estremamente utilizzato, estremamente forte in PvE e in PvP, è stato ridotto il portale taken, quindi il portale dei, vabbè, quella, la pozza a terra corrotta, a 4.5 secondi, non più a 7.5. Questo equivale a dire meno danno anche, non soltanto durata, ragazzi, perché il tick del gruzzolo ovviamente ci stanno non uno, non due, ma ben 3 secondi in meno. Quindi Divinity, già sapevamo ovviamente tutto al riguardo, capitolo molto breve dove ovviamente già sappiamo che il Divinity è stato nerfato, il suo debuff adesso passa dal 30 al 15%, però cosa importante, Bungie ci tende a precisare questa roba qui che non è affatto male, e cioè che si potrà comunque applicare il Divinity
Quindi la gabbia del Divinity comunque farla senza andare a sovrascrivere eventualmente un debuff del 30% che potrebbe, che è quello, che ne so, del canonazzazione o della freccia. Quindi volendo si può fare freccia o canonazzazione e Divinity per, tra virgolette, semplificarci la vita. Il Gjallarhorn, nerfato anch'esso, del 25% l'impatto e il danno da detonazione del primo razzo. Si parla di buff adesso. Siccome hanno messo il setting dell'autofire, come sapete, cioè ci sarà la possibilità di metterlo direttamente nelle impostazioni, la possibilità di tenere premuto il pulsante e andare in auto. Alcuni perk sono stati cambiati. Per esempio, sul No Time to Explain è stato sostituito da Feeding Frenzy, quindi da frenesia alimentare. Sul il precetto del viaggiatore, il catalyst, il perk del catalyst è stato sostituito con surplus, e l'ala della vigilanza, scusate, ogni volta cercate di fare le traduzioni in tempo reale, ragazzi, mi scoppia il cervello, e il perk del catalyst, che dava appunto il fuoco automatico, è stato cambiato con ensemble. Per quanto riguarda il Dead Man's Tale, quindi l'uomo morto, è stato aumentato il danno al corpo ed è stato diminuito quello di precisione. Per quanto riguarda il Darcy, invece, l'Adria, adesso applica il Jolt, quindi il concatenamento ad arco. Ah, hanno messo una cosa anche carina con il gruzzolo arido e il Wishender, che è l'ammazza draghi, l'arco della città sognante, farà danno bonus quando un nemico sarà colpito dal gruzzolo. Quindi se colpite un nemico con un vostro compagno di squadra, colpisce un mob con il gruzzolo e voi gli sparate con l'ammazza draghi, gli farete il 25% di danno in più. Quarto cavaliere è diminuito il recoil, quindi il rinculo del 50%. Il Forerunner è stato cambiato anche un pochino in PvE, aumentando del 30% il danno critico, quindi in testa, e il danno The Rock è la granata, sapete? Giusto? Sì. Del 60% in PvE, e è stato aumentato il danno della rocca fino al 20%. Per quanto riguarda la xenofagia, è stato aumentato. Allora, hanno cambiato un pochino il modo in cui funziona. Adesso in totale il danno è stato aumentato del 5%, però è stato diminuito il danno che fa l'impatto ed è stato aumentato quello che fa la detonazione. Sapete che c'è colpi esplosivi, no? Quindi hanno diminuito quello dell'impatto e aumentato quello esplosivo. Vediamo un po' di armature pure. Vediamo un po' che cosa hanno cambiato per quanto riguarda le armature. Appunto, si parla della carezza larvale di cui vi ho parlato prima. Ed è stata nerfata. Adesso non arriva più ad un massimo damage multiplier di 7.5 per, ma arriva ad un massimo di 3.5 per. L'astuzia dell'inverno, stessa cosa, penso per i rework che hanno fatto alla Glaive, arriva ad un massimo di 7 di 3.5 per e non più di 7.5 per. Il Girfalco, questo è molto figo in PvE. Ora vedremo anche in PvP se sarà la cosa figa. Praticamente presumo che non darà più il danno in più, perché questo è soltanto una sneak peek preview dei change che arriveranno per quanto riguarda il PvP di alcune cose, e se forse non darà più il danno in più, ma darà i colpi volatili quando si uscirà. Non dice rimosso, lo so, non lo so, vedremo. Quindi se in più ci mettono pure questo, ciao, cioè nel senso l'avranno fatto per togliere il danno in più, penso. Comunque, gli verranno dati i colpi volatili quando si esce dall'invisibilità e vedremo cosa diranno del danno in più. Quando faremo un'esecuzione, scusate, quando faremo una finisher mentre saremo invisibili, daremo un overshield ai nemici vicini. E in più daremo anche un bonus ai danni. Non male, carina. Si parla di invisibilità, si parla della patch del 13 di dicembre, che sarà quella che metterà a posto alcune cose, tra cui appunto l'invisibilità da Void degli Hunter. E una cosa che andranno a fare è che sistemeranno il radar, o meglio, sistemeranno, daranno una piccola penalità al radar. Per tutti quelli che andranno invisibili. Quindi per chi andrà invisibile, praticamente avranno un range massimo di 24 metri e non avranno accesso alla parte molto vicina a loro. A meno che non torneranno ad essere visibili.
Season 19 Artifacts Mod. Vediamo un po' che cosa cambia per quanto riguarda le mod dell'artefatto della stagione 19. Si torna ad usare la stasi, ragazzi. Nella stagione 19 ci saranno delle mod dell'artefatto specifiche per quanto riguarda la stasi, visto che le ultime tre ovviamente sono state incentrate su la luce. Si torna con qualche mod con la stasi. Torrette, sono pronto. Build con le torrette, ragazzi, è pronta, è su YouTube. Mi aspetto di tornare a lanciare torretta, che più non posso. Torna la mod... questa è buona. Torna la mod della finisher lucente, quella che ci dà le pesanti ogni volta che facciamo una finisher. Ottima da usare nei GM per i campioni. Ottima. E tornano Passive Guard, che adesso... che era quella che aumentava la guardia e la resistenza ai danni con le spade. Adesso funzionerà anche con la glaive. Ok. E poi torna Breach and Clear. È il debuff del lanciagranate, ragazzi. Quindi, lanciagranate, let's go. Sì, ci arriverà una mail per votare questi tre ornamenti dell'arbalesta, se volete. Quello che poi sarà deciso dalla community. Questi sono design fatti dagli artisti della community, ok? E quindi il decoro dell'arbalesta sarà tutto relativo alla community. Quindi se vi va di partecipare potete votare con questa roba qua. E abbiamo finito, ragazzi. Prime loot di questo mese, c'è sta roba qua, lo Sturm eccetera eccetera, player support. Dunque il 6 dicembre, se volete, ci sono già i termini e le date per quanto riguarda la manutenzione. Quindi il 6 dicembre la manutenzione inizia, as always, alle 8, alle 18, alle 17.45 Destiny andrà offline, alle 18, quindi un quarto d'ora di manutenzione, offline si torna e si scarica la patch, come sempre. Quindi ragazzi, questo è un tab super succoso, io spero di avervi letto tutto, di essere stato chiaro con tutto, cercherò di mettere i capitoli così per tutti sarà chiaro poi su YouTube se volete andarvi a vedere qualcosa di specifico. E buonanotte al secchio, raga, cioè super tab gigantesco.